Perché non si deve fumare? Perché due motivi importanti. I più importanti sono l'uno, che il tabagismo costituisce una dipendenza, così definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovuto alla presenza della nicotina, quindi è una sostanza d'abuso, e come tale, ecco qui la difficoltà anche a smettere di fumare, e l'altro è perché sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera il tabagismo la principale causa di morte al mondo evitabile. Quindi così come noi curiamo i soggetti con pressione alta per avere, non fargli venire un ictus o altre malattie cardiovascolari, così come cerchiamo di prevenire il diabete, eccetera, così noi dobbiamo curare il tabagista per evitare tutte le patologie che sono fumo-correlate. È un'attività molto importante questa, a cui il Ministero della Salute tiene moltissimo, e qui nell'Istituto noi abbiamo un ambulatorio per il trattamento del tabagismo. Questo ambulatorio è stato attivato da chi vi parla nel 2002 tramite una delibera dell'Istituto, della governance dell'epoca. E questo ambulatorio tratta i tabagisti, soprattutto quelli difficili, cioè quelle persone che vogliono smettere di fumare ma hanno bisogno di un aiuto per smettere di fumare. Abbiamo percentuali di successo del 35% che sono ottime sulla media nazionale, è il punto di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità. Da anni, fra l'altro, sulla scorta dell'ambulatorio del tabagismo, abbiamo anche iniziato un progetto, che è un progetto ospedale senza fumo, e per rendere l'ospedale, fra l'altro, un istituto oncologico, per cui tutte le patologie che sono dei pazienti ricoverati in questo istituto sono praticamente fumo correlate, ma rendere questo istituto un ospedale, un istituto senza fumo. Cioè chi entra qui dentro dal cancello, noi vogliamo arrivare a questo concetto fondamentale. E voglio anche ricordare un'altra cosa molto importante, che il riconoscimento a livello europeo dell'Istituto a carattere scientifico oncologico, uno dei quattro punti di forza della commissione che venne a visitare l'Istituto e per dare riconoscimento a livello europeo, uno dei quattro punti di forza, ripeto, è proprio legato, è stato riferito alla presenza di una politica antitabagica all'interno dell'istituto e soprattutto di un ambulatorio del tabagismo. Il tabagismo quindi è uno dei problemi più importanti, bisogna tenere e dare atto che l'amministrazione dell'IFO è sempre stata molto sensibile a questo problema e che ha dato sempre aiuto, collaborazione per far sì che questo progetto Ospedale Senza Fumo sia sempre aggiornato e vada avanti per la salute dei pazienti e dei dipendenti.